benvenuti nel salotto di casa Virtus Roma. Oggi siamo con Fabrizio Santolamazza e Lucio De Fazzi. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Come va? Più leggeri? Direi. Leggerissimi. Iniziamo da Fabrizio. Fabrizio, è stata la tua prima esperienza quest'anno tra i professionisti. Vieni ovviamente da anni di college. Differenze tra l'allenare i ragazzi e invece doversi rapportare con il lavoro quotidiano dei professionisti? Guarda, ti avrei detto come prima risposta la differenza principale è la durata della stagione. Cioè nel college la durata della stagione è veramente molto più corta e quindi c'è tantissimo tempo per lavorare in pre-season e in off-season. Poi però per fortuna quest'anno la stagione è stata estremamente corta e quindi è stata abbastanza simile la cosa. Quindi ti direi come differenza principale che nel college è veramente un processo di 4 anni. Cioè tu hai quei giocatori, si cerca di avere quei giocatori per 4 anni e quindi loro dicono trust the process, no? Perché sono 4 anni di crescita, di costruzione del giocatore e se si può anche della squadra. Cioè. E mentre in una situazione come questa è un anno, è una stagione, bisogna dare tutto in questa stagione, quindi è un processo di 7, 8, 9 mesi. Quindi di un lavoro più concentrato. Sì. Tu eri al primo anno quest'anno, c'è chi invece è da un pochino più di tempo che la storia, storia. Non diciamo da quando, perché è dal 1990 che Lucio fa parte del mondo Virtus Roma. Hai avuto la fortuna e il privilegio, credo, di aver visto tanti grandi momenti da Virtus Roma e tanti campioni. E purtroppo anche qualche momento un po' meno positivo. Questo, che è un anno estremamente positivo, che anno è per Lucio De Fazzi? Un anno bellissimo. Tutti questi anni le soddisfazioni che abbiamo avuto sono state pochine. E poi c'è il fatto che oltre al piacere di lavorare tanti anni in Virtus, far parte di volta in volta di un gruppo, di uno staff che si pone un obiettivo, e questo è molto bello, è stimolante. C'è poi da dire che io prima di tutto sono un tifoso della Virtus. Questo non lo dico tanto per dire, ma è reale. Cioè nell'84, quando la Virtus vinse il suo scudetto, io ero in gradinata insieme a altri, quanti eravamo? 14.000, era stretti a vedere la Virtus vincere lo scudetto. Quindi io prima di tutto sono un tifoso, mai avrei pensato allora che poi avrei fatto parte professionalmente della Virtus. Quindi questo mi fa dire che la Virtus è una parte della mia famiglia. Io la finale scudetto della Virtus ero con la ragazza che poi sarebbe diventata mia moglie, quindi è proprio qualcosa che fa parte della mia vita al di là del lavoro in sé per sé. Bello, questa è la parte che tra l'altro fa mettere anche più anima, no? All'interno del... Ma certo, perché insomma... Cioè determinare in qualche modo anche i destini della Virtus. Certo, questo è bello, perché fai parte di un gruppo che tende ad arrivare a un obiettivo, e io ho anche un obiettivo in più, certo. Diciamo, credo, perché mi sento proprio... Sento la Virtus come è chiaro. Una cosa della mia vita insieme alle altre. Senti Fabrizio, a proposito di obiettivi che immagino poi vi siate dati anche in simbiosi, comunque in collaborazione, lavorando insieme, negli ultimi anni si riscontra probabilmente anche un livello di attenzione minore negli atleti, no? Rispetto al lavoro, poi soprattutto il lavoro che spesso viene fatto a secco, si dice, quindi senza palla. Qual è la difficoltà che incontrate nel tenere comunque sempre viva l'attenzione dei ragazzi e dei giocatori in generale? Guarda, innanzitutto, ed è una cosa che sento in cui che devo migliorare, è spiegare ai giocatori perché fare alcune cose, si fanno determinate cose. Quando gli spieghi il motivo e quasi li convinci, no? Che quella cosa può essere utile per giocare in campo, per la loro prestazione, è una cosa fondamentale e ripeto che devo sicuramente migliorare. E poi per quanto riguarda l'attenzione,
Io ho imparato anche dei piccoli metodi che possono sembrare dei giochi, però che io le chiamo attivazioni mentali, no? Come quando facciamo l'attivazione fisica, l'attivazione pre-allenamento, ogni tanto ho fatto fare dei piccoli giochi dove gli dicevo, questo è veramente per far connettere le sinapsi del sistema nervoso. E quando l'ho fatto con ragazzi di settore giovanile, con studenti del college, ti sentivi più tranquillo perché tanto loro devono Erano più fare vicini a quel esatto. tipo di esempio. Con i professionisti all'inizio inizialmente ho detto chissà come rispondere, poi ho visto che comunque hanno risposto abbastanza bene, si sono, diciamo, abbiamo riso, si sono divertiti, però lo scopo era quello di dire ragazzi adesso anche mentalmente si inizia, ci dovete essere, però sì. E a proposito di disponibilità, quest'anno c'è stato qualche caso, per fortuna non tantissimo, però anche di infortuni piuttosto seri. Di qualche giocatore e lì nella fase di recupero quanto è importante la disponibilità dei ragazzi ad approcciare un lavoro che poi li faccia recuperare nella miglior maniera possibile, ma anche in un tempo comunque sopportabile. Chiaramente è fondamentale, da parte nostra dobbiamo riuscire ad avere la fiducia da parte del giocatore in quello che stiamo facendo. Quindi il lavoro non è mai, seppur si seguono certe regole, certe prassi, certi protocolli, non è mai standardizzato, bisogna sempre calarlo nella situazione, con quel giocatore, con quel ragazzo, in quel momento della stagione. E quindi è anche un lavoro psicologico, diciamo così, perché se non si è seguito in quelli che si propone, i risultati sono Quindi questo rapporto anche minori. umano, diciamo, che Ma avete, certo. oltre che il professionale Esatto, distaccato con i sì. ragazzi. Io, se Certo. posso raccontare un aneddoto, spesso entro nello studio di Lucio quando ha qualcuno dei giocatori che stanno facendo terapia e proprio su questo discorso Lucio comunque cerca anche Viene a disturbare, di insomma. intrattenerli, cioè di intrattenere a livello psicologico, raccontando storie, aneddoti o spesso si parla di cibo. Ecco, allora, visto che fuori onda mi hai raccontato che insomma Lucio è un personaggio particolare, dacci una pillola della Spesso stagione. ci racconta il menù della sera precedente, cosa mangerà la sera dopo l'allenamento, cosa ha in mente di cucinare, con tutto nei minimi Detto a dettagli. ragazzi che devono seguire un regime alimentare Esatto. Poi prima particolare, dell'allenamento, magari spesso ora di pranzo ci viene tutti esatto. fame, quindi. Ecco, bene. Senti, invece Fabrizio Rigido, rompiscatole. Ma no, No, beh. Fabrizio adesso sta qui, vabbè. Sembra che lo dico, però è veramente bravo perché ha lavorato fuori Italia, tante conoscenze che ha ricevuto sia che ha fatto negli Stati Uniti, in Finlandia, quindi io imparo da lui perché è così, insomma. Rigido, diciamo che No, fuori non dire. Vai, vai. no, se deve un pochino carburare alcune cose, Sì, però spesso no, spesso è il contrario, cioè scherzo un po' troppo, ah, ok. anche come Vabbè, perché giocatori. comunque anche lui essendo giovane si sente, forse Magari quando si scherza troppo, poi c'è quel momento in cui è difficile riprendere la serietà bisogna, del lavoro. esatto, bisogna iniziare. Un attimo prima stavi parlando di carciofi tagliati fini, però quindi ci sono. È bello quello che ha detto Lucio, ma io ho imparato, mi sento che ho imparato tantissimo in questa stagione da tutto lo staff, da tutte le persone intorno alla Virtus, i giocatori, da ognuno di loro mi sento che qualcosa ho preso. Io spero sempre di prendere il più possibile, poi tenerlo per me per usarlo poi in futuro. Quindi è stata una stagione dove sicuramente io ho imparato Ma questo vale anche per me, che sono tanti anni, cioè non bisogna mai pensare che siccome sono tanti anni, ne hai viste tante, sono tutti i tipi di giocatori da tutto il mondo, tantissime situazioni, le più disparate, ma c'è sempre la stagione che inizia è sempre nuova, c'è sempre una persona nuova nello staff da cui puoi imparare, imparare. anzi è una regola,
devi capire questo, bisogna capire questo perché ti fa fare un passo in più, uno scatto in più verso l'obiettivo che devi raggiungere quell'anno. Quindi, cosa di cui sono stato tanto contento, insomma, in questi anni, è che io penso di non essermi mai sentito arrivato, adesso certo. Sono il più anziano probabilmente della fisioterapista anche della Serie A, quindi però non lo penso, io lo penso da una persona come Fabrizio, una persona come Daniele, anche sono molto più giovani di me, sempre da imparare. Certo, è chiaro. Allora io vi ringrazio, grazie a Fabrizio Santolamazza, grazie. Grazie a te, ciao a tutti. Ciao a tutti che restate collegati con i canali social della Virtus Roma. Fabrizio, Lucio.